19 marzo 2013, messa d'inizio pontificato di Papa Francesco. La scelta della data non è casuale. Il neoeletto ha voluto mettere il suo nuovo servizio pastorale sotto la protezione di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. Lo si comprende dai numerosi riferimenti al Padre putativo di Gesù contenuti nell'omelia del Santo Padre e anche dai due simboli che ha voluto inserire nello scudo dello stemma pontificio. La stella, secondo l'antica tradizione araldica, simboleggia la Vergine Maria, Madre di Cristo e della Chiesa. Il fiore di nardo indica San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Ponendo nel suo scudo tali immagini, il Papa ha inteso esprimere la propria particolare devozione verso la Vergine Santissima e San Giuseppe. Alla presenza di capi di Stato e di Governo, di oltre 130 delegazioni e migliaia di fedeli, Francesco anticipa uno dei temi fondamentali del suo ministero petrino, richiamando tutti al dovere di custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come mostra San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È custodire la gente, aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili, spesso sono nella periferia del nostro cuore. Poi, sempre nell'omelia, il Papa aggiunge: non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso nella croce. Francesco è il primo pontefice non europeo della storia moderna della Chiesa e in assoluto il primo latinoamericano e il primo gesuita. In continuità con i suoi immediati predecessori, ha dato il suo contributo nel far progredire lo stile della semplicità, rifiutando la mozzetta rossa, i moccassini dello stesso colore e rifiutando d'alloggiare nel palazzo apostolico. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio era stato eletto papa nell'ultimo scrutinio del 13 marzo, secondo giorno di conclave, convocato per dare alla Chiesa il successore di Benedetto XVI.